Uh, welcome in Torino. Uh, we are Aurora Pens, uh, sponsor of uh, World Chamber of Commons, this ninth uh, event. Uh, we are proud to welcome all the countries uh, and to show how Italy, Torino, and Piemont are capable to be not only a company and a city that is linked with cars, but with design, with beauty, with luxury, and uh, if it's uh, said, uh, with a small pen which is uh, a witness uh, of peace uh, around the world. Please come again and thank you so much. Voi cosa rappresentate? Qual è il vostro ruolo in questi tre giorni? Il Presidente Ilotte ha parlato di messaggio di pace. Quale miglior testimone di una penna stilografica che porti un messaggio in giro e, e attraverso il mondo, un piccolo oggetto che comunque è capace di parlare delle eccellenze del torinese, della nostra capacità di saper fare e della capacità italiana del, del Made in Italy? Evidentemente Aurora non poteva sottrarsi a questa presenza, lo abbiamo fatto con piacere, accompagniamo tutte le iniziative volte al. A rendere sempre più internazionali le nostre aziende. Noi personalmente esportiamo più del 50% del nostro fatturato in giro per il mondo e portiamo con un piccolo oggetto, come una penna stilografica, un pezzo d'Italia di e un pezzo di Torino con una bandiera italiana. La crisi è una parola imperante che abbiamo sentito molto ripetere in questi anni. Per voi cosa significa andare oltre, superare la crisi? Crisi è una parola che in sé ha, applica anche un concetto di opportunità, abbiamo vissuto la crisi come tutti, l'abbiamo presa in faccia, una parte l'avevamo prevista, un parte no, abbiamo lavorato duro, abbiamo riorganizzato le nostre aziende, siamo pronti e desiderosi di portare quello che sappiamo fare nel mondo. Se poi mi è concesso, visto che vedo che c'è anche un messaggio per, per gli stranieri...